Nella giornata di ieri, 23 febbraio, è tornato l'appuntamento Corri per Padova, con il ritrovo alle ore 20 presso il parcheggio capolinea Nord Tram Ponte Vigo d'Azere e con l'arrivo in via Signorini. La Corri per Padova è un allenamento podistico, running e walking, collettivo, all'aperto, che si svolge da novembre a giugno con cadenza settimanale ogni giovedì in luoghi sempre diversi della città di Padova. Vengono proposti tragitti con percorsi predefiniti lungo le vie, le piazze, i parchi e gli argini cittadini, con la guida di atleti che fanno da pacemaker ai partecipanti. I pacemaker hanno andature differenziate, in modo che ogni runner walker possa trovare il suo giusto ritmo e via via migliorarsi. Le distanze variano dai 6 ai 10 km per il running e dai 3 ai 5 km per il walking. Bene, dodicesima serata del Corri per Padova 2022-2023. Siamo al capolinea nord del tram perché ci spostiamo nei vari quartieri di Padova. Questo è uno degli obiettivi del comune, uno degli obiettivi della Polizia di Stato, animare le varie zone della città. Alcune volte siamo negli impianti sportivi, alcune volte invece siamo nelle varie zone della nostra città. Oggi ci sposteremo nella zona di Ponte Vigo d'Arzere, nella zona di Altichiero. Serate importanti, attività motoria è importante per tutte le persone, è importante farla insieme, è importante per la socialità. Il Comune di Padova punta tantissimo su questo, e poi anche sulle attività diverse, agonistiche. Quest'anno per il Comune di Padova è un'annata importante. Padova è Città Europea dello Sport 2023.